Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Continua a salire il bilancio delle vittime del bombardamento russo su Chasiv Yar. Sono 33 i morti, tra cui un bambino di 9 anni. La denuncia di Washington: dall'Iran droni alla Russia. La Russia taglia intanto ancora il gas e l'Italia prepara un piano di austerity. Intanto nei porti ucraini le prime 8 navi straniere per esportare il grano. Movimento 5 Stelle non vota il decreto aiuti, Draghi ricevuto al Quirinale, il testo del decreto passa al Senato, Conte non voto, questione coerenza e linearità. Berlusconi intanto dice stop ai ricatti da Movimento 5 Stelle, serve una verifica di maggioranza. Dall'Unione Europea subito la quarta dose over 60 ai fragili, il ministro Speranza: già da oggi ci adegueremo, meno casi intanto di Covid nelle ultime 24 ore, sono 37.756, ma aumentano i decessi, sono 127. INPS: nel 2021 il 32% dei pensionati risulta avere una pensione inferiore ai 1.000 euro. Nel rapporto annuale si precisa che il dato considera gli importi lordi maggiorati delle integrazioni al minimo associate alle prestazioni, di varie forme di indennità di accompagnamento e quattordicesima mensilità. È morto a 93 anni Guglielmi, storico direttore di Rai 3, critico, saggista, giornalista. È ufficiale: Francesco Totti e Ilary Blasi si separano dopo 20 anni insieme, 3 splendidi figli. Il mio matrimonio con Francesco è terminato, è quanto annuncia Ilary Blasi. Il percorso della separazione rimarrà un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Sarà Gianni Morandi il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Morandi ha accettato con entusiasmo. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip.